quello che ha avuto ai mondiali e devo dire anche poi nelle giurie italiane si prende il punteggio che ci si merita, nel senso che non ci sono lotte fra nazioni, insisto, essendo una giudice internazionale non dirò mai che non sono giusti i punteggi che si ricevono, però sicuramente c'è una forma di campanilismo o contrario al campanilismo che dà quello 0,10, quello 0,20 che può fare la differenza. Questa ginnasta, ad esempio, è andata molto alta nelle classifiche del mondiale, essendo polacca, probabilmente il motivo è questo, e ha battuto Giulietta, anche se a nostro avviso, forse anche a suo, ha magari più doti fisiche, però non ha il maneggio dell'attrezzo che ha Giulietta. Allora, Ioana Mitroc agli ultimi campionati del mondo come valori di riferimento, decimo posto per lei con un complessivo di 104,200, mentre ricordiamo che Giulietta Cantalupi ha ottenuto 101,375. In questo momento la vedete impegnata al nastro, dove ha ottenuto 25,65, decimo punteggio del mondiale. È comunque una ginnasta di valore, la 21enne di Gdynia. Ah, bravissima, ha recuperato la coda del nastro perché le era cascato il bacchetto e ricordiamoci che bisogna terminare l'esercizio in contatto con l'attrezzo. Ecco Olga Sganzerla, un'altra delle giovani ginnaste promettenti che abbiamo visto dai campionati europei di Torino primeggiare insieme alle altre.